tutti, riprendiamo dal capitolo 12, la guerra. Ma prima volevo farvi vedere un disegno che rappresenta CP che riesce a trovare il cibo per sé e per la sua passerì anche con un cielo devastato. Quella sera stessa, Palla di Fuoco si era appena coricato quando il vento della collina, strisciando fra i comignoli, arrivò urlando: "Via, via!" "Che c'è?" chiese CP, sporgendosi fuori dalla tegola, ma dovette rientrare in fretta perché un altro vento, venuto dal mare, furioso gridava: fate largo, passo io!" "Cosa sarà successo?" ripeté CP incuriosito. Stava per uscire quando i due venti si scagliarono l'uno contro l'altro, menando frustate a destra e a sinistra. CP, colpito da una frustata che gli scompigliò le piume, batté la testa contro la tegola. "Vieni dentro," gli raccomandò Passerì, "e stiamo quieti. Ma cosa fanno? Litigano, non senti? Ma perché? Non lo so." Ora si udiva confuso, ai sibili delle frustate, il brontolio di qualcuno molto arrabbiato che si avvicinava a grandi passi facendo traballare il cielo. Le stelle, che avevano appena acceso il loro lumicino, senza fiatare lo spensero, si chiusero in casa e andarono a letto tremando. "Usciremo un'altra sera," pensarono. Solo una, in un angolino, non si decideva a ritirarsi, ma un nuvolone accese all'improvviso un suo potente fiammifero. Tutto il cielo per un attimo ne fu illuminato. Allora anche l'ultima stella spense il lume e andò a letto. Che notte! Il nuvolone brontolava. "Dove sono i nemici? Boom! Se li trovo li accomodo io! Boom!" E accendeva un altro fiammifero per scovarli. CP osservava meravigliato e tremante. Il cielo era un campo di battaglia. Ad ogni lampo si vedevano sempre nuovi combattimenti. Svelte nuvole che scivolavano le una sopra le altre, nuvoloni neri che si guardavano minacciosi, pronti a saltarsi addosso. Per tutta la notte si radunarono suonando trombe e tromboni e al mattino si lanciarono all'assalto. "Passerì, guarda, trottano come cavalli!" gridò CP, indicando nuvole nere che in groppa al vento del mare assalivano il nuvolone venuto dalla collina. "All'attacco!" urlava una nuvola alle campagne. "Sterminateli tutti!" ordinò il nuvolone con un rombo che fece tremare le tegole. Le nuvole galoppanti si lanciarono alla carica contro il muro nero e ad un tratto partì una cannonata. Ma il proiettile rimbalzò zigzag contro le corazze, crepitò e tirandosi dietro il fuoco, sbatté con la testa contro la terra che sobbalzò. A CP si rizzarono le piume sul capo. Le nuvole non cedettero, si unirono e ripeterono l'assalto. Stavolta la cannonata trapassò il nuvolone e andò a scoppiare contro un albero che si incendiò. Allora accadde il finimondo. Piccole nubi veloci uscirono dal nuvolone come reattori e lanciarono una mitragliata di proiettili di ghiaccio che crepitarono sui tetti. "Scappiamo!" gridò CP e si lanciò fuori, ma un proiettile lo colpì sul becco e lo fece sbandare. Il passerotto fece dietro front e tornò sotto la tegola vicino a Passerì. Anche gli altri passeri tremavano di paura e gridavano: "Scappiamo al bosco, andiamo via di qui!" "Restate qua!" gridava CP dalla tegola. "Fuori c'è la morte!" Molti però non l'ascoltarono. "Io ho paura, io scappo al bosco!" dicevano. E CP: "Restate, il tetto rimbomba, ma ci salva!" Purtroppo molti cedettero alla paura e si lanciarono fuori. Qualcuno fu ucciso sulla soglia, altri caddero nel cortile, nessuno arrivò alle piante del bosco. Intanto la guerra divampava, cannonate da ogni parte, assalti, comandi rabbiosi, nuvole disfatte gridavano con la camicia strappata, altre impazzite abbracciavano le nemiche credendole amiche, altri si scioglievano in pianto. La guerra durò tutta la mattina e solo nel tardo pomeriggio
Palla di Fuoco riuscì a mettere un po' di ordine nel cielo devastato. Ecco che cosa capita a chi si azzuffa. Guardate come siete ridotte. Poi allungò le sue calde braccia nel cortile, nel bosco e sui prati, a tirar fuori la testolina dei fiori e a carezzare pietosamente i corpi freddi dei passeri uccisi. Infine alzò le sue lance dorate in un arco di meravigliosi colori che abbracciava tutta la terra in segno di pace. Allora gli uccelli uscirono dai rifugi e ripresero la vita interrotta dalla guerra. Chi ha vinto la lotta? Si domandavano. Nessuno. Anche le altre volte? Sempre. E perché la fanno? Chi lo sa? Ciao ai prossimi capitoli.